siamo con un po' di ritardo, ci scusiamo, ma i relatori, almeno uno dei due viene da fuori, quindi ci sono stati dei problemi di spostamento. Io ringrazio il pubblico per essere presente. L'iniziativa di oggi è la presentazione del libro 12 passi nella storia di, a cura di Lidia Pupilli e Marco Severini. È una delle due iniziative che la Casa della Memoria e l'Isini hanno pensato per ricordare il 70° del voto alle donne. Ci sembrava importante ricordarlo con due libri usciti da poco, questo di Pupilli e Severini uscito qualche mese fa, se non sbaglio, a marzo, e l'altro, quello del prossimo venerdì, di Patrizia Gabrielli, uscito invece veramente in questo mese, e si intitola Il primo voto. Quindi sono questi due appuntamenti che ci serviranno per ricordare, soprattutto per capire che cosa la storiografia, come la storiografia ha ricordato, non solo celebrato, ma soprattutto ricordato e ragionato, e come ha riflettuto appunto su questo, questo anniversario che appunto riteniamo sia, sia molto, molto importante, non solo per le donne, ma evidentemente anche per gli uomini. Oggi qui abbiamo con noi il curatore del libro, Marco Severini, e un'autrice dei saggi, un saggio che sta all'interno del libro, Fiorella Imprenti. Marco Severini è una persona che io conosco peraltro molto bene, perché è un mio conterraneo, siamo entrambi marchigiani, insegna storia storia dell'Italia contemporanea all'Università di Macerata e devo dire che per riuscire a dire tutte le cose che ha fatto mi ci vorrebbe molto tempo, quindi inizio dicendo che Marco è molto produttivo, ha scritto tantissimi saggi, molti dei quali anche con Marsilio, con cui ha pubblicato questo libro, alcuni sono anche tradotti in lingua straniera e soprattutto ha scritto tantissimi, oltre a monografie, tantissimi saggi. Marco Severini ha fondato nel 2011 l'Associazione di Storia Contemporanea, di cui è presidente, e collabora poi con diversi istituti ed enti di ricerca. Dirige due riviste, una è La Storia delle Marche in Età Contemporanea, l'altro è Itinera, Storia dei Viaggi in Età Contemporanea, che è quello che poi ci ha portato oggi, appena fresco di stampa. Dirige anche alcune collane per case editrici nazionali, per cui appunto Marsilio. Marco si è dedicato prevalentemente alla storia politica, alla storia dei partiti politici, dei movimenti politici, ha lavorato sul movimento repubblicano democratico, ma ha lavorato tantissimo anche sulle biografie, e è sempre molto interessante il lavoro che lui fa per mettere insieme la dimensione nazionale della storia e la dimensione locale. Cito fra tutti un libro che a me è piaciuto molto, che è Nenni il sovversivo, l'esperienza Iesi nelle Marche, edito da Marsilio, in cui lui fa proprio questo lavoro di coniugare la storia locale con la storia nazionale, cogliendo in essi sempre molto, molto vivaci per personaggi di questo tipo, evidentemente come Nenni. Ma lui ha scritto anche biografie di altre personalità importanti dell'Italia, liberale e anche repubblicano, cito fra tutti la biografia di Giovanni Conti. Ha poi lavorato a un libro che forse è uno dei due, diciamo, che forse sono più noti, poi magari lui mi corregge, ma almeno per come io conosco il suo lavoro, che è La Repubblica Romana del 1849. E poi c'è questo bel libro che ha avuto un grandissimo successo, che è 10 donne, storia delle prime elettrici italiane, edito nel 2012 e ristampato nel 2013, è stato presentato anche al Parlamento italiano, io se non mi sbaglio, è stato tradotto in inglese e in francese, e un sacco di recensioni, insomma è un libro che ha avuto davvero un grande successo, e lui
lui appunto è il curatore insieme a Lidia Pupilli di questo libro. Alla mia destra invece c'è Frele Imprenti, che è milanese, e Frele Imprenti è dottore di ricerca e storia delle donne e dell'identità di genere, e si occupa di qualcosa un po' diverso. Lei si occupa di storia del movimento operaio tra 800 e 900, del rapporto tra donne e istituzioni, del rapporto tra donne e società, e è molto interessante anche il fatto che lei ha lavorato moltissimo in un'ottica di genere sulla storia del lavoro. Mi vengono in mente due lavori che ha fatto proprio su Milano, anche lei con uno sguardo di storia locale che si colloca nell'ambito della storia nazionale. Uno è l'organizzazione e lotte delle tabacchine a Milano, e l'altro Cronache di lavoratrici lotte nel Milano della Grande Guerra. Ha scritto anche delle monografie, ne cito due: il volume Operaria e Socialismo, Milano, le leghe femminili e la Camera del Lavoro del 2007, e Riformiste, municipalismo femminile in età liberale. E poi coautrice, qui ci colleghiamo al discorso di oggi, di un libro che si intitola Breve storia delle conquiste femminili nel lavoro e nella società, nel 2012, insieme alla Migliucci e alla Costa, attraverso il quale costruisce proprio le tappe storiche del percorso delle donne verso l'emancipazione. Il libro che presentiamo oggi è una raccolta di saggi che nasce da un convegno che è stato fatto nel 2015. E l'obiettivo di questo libro, così come si legge nell'introduzione dei curatori, è quello di offrire un quadro d'insieme sulle principali tappe che hanno contribuito a cambiare radicalmente la condizione della donna nell'età contemporanea. Nel libro, così come dice il titolo, ci sono 12 saggi, 12 passi, 12 tappe proposte in senso cronologico, che naturalmente non intendono esaurire gli aspetti significativi di questo passaggio che la donna ha compiuto nel corso del Novecento, ma che si muovono sui tre piani: su quello della storia sociale, della storia culturale e della storia politica. Emergono figure femminili, quindi biografie. In realtà emergono anche, come vedremo poi con Severini, anche figure maschili molto importanti. Emergono leggi e sentenze, l'impegno politico e amministrativo delle donne, ma ci sono squarci anche di alcuni saggi su libri, sulle canzoni e sulle riviste. È chiaro che parlare dei passi dell'emancipazione e della cittadinanza femminile in un secolo, in una presentazione di un libro, è impossibile, però io cercherò di... abbiamo fatto questa scelta di far parlare il più possibile gli autori, perché io ritengo che questa sia la cosa più interessante, sentire gli autori quando si va alla presentazione di un libro, e quindi ho deciso di porre loro delle domande, diciamo un paio di domande a testa, però con la possibilità di farne anche altre e poi anche dal pubblico, questo primo giro di domande e poi un secondo, e poi lasciare la parola a voi e eventualmente continuare con altre sollecitazioni. La prima domanda la rivolgo al curatore, e in quanto curatore vi chiedo appunto di illustrarci a grandi linee i principali passaggi verso la cittadinanza femminile su cui questo libro si sofferma, ma così da riuscire a offrire appunto a tutti voi un quadro d'insieme sulle ricerche che il libro racconta, lasciando poi alle successive domande l'approfondimento di alcuni temi che emergeranno da questo primo prima domanda. Grazie Carla, buonasera a tutti. Dunque, per rispondere a questa domanda io partirei dalla riflessione che abbiamo fatto nell'ambito del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Storia Contemporanea per organizzare il convegno che appunto omonimo, che si chiamava come il volume. Ma noi abbiamo pensato che un libro che raccogliesse i principali passaggi, le principali tappe del processo di emancipazione femminile
ancora non ci fosse, nel senso che ci sono tantissimi studi, tantissime ricerche focalizzate su alcuni questionamenti, ma non c'era una prospettiva d'insieme centrata chiaramente sul Novecento, ma il primo saggio parte dagli ultimi anni dell'Ottocento, di come appunto è cambiata la figura e l'immagine della donna. E soprattutto non c'era ancora in essere il tentativo di raccontare questo processo in una maniera chiara, agile, comprensibile ad una fetta di lettori la più ampia, diciamo così, possibile. Dunque, per rispondere a questa domanda e per farla molto breve, io però non posso non fare una riflessione di carattere metodologico, cioè il contemporaneista in realtà dovrebbe essere una persona che ha la capacità di muoversi non solo su un determinato ambito, no? Parlando di storia politica, di storia di genere, di identità di genere, dovrebbe avere questa capacità in relazione a più ambiti e dovrebbe muoversi, dovrebbe sapersi muovere sia nell'Ottocento che nel Novecento. Invece purtroppo in Italia, per tutta una serie di ragioni, soprattutto per ragioni di formazione, di come cioè si formano gli storici, abbiamo una platea di studiosi di alta levatura che però sono focalizzati o su un secolo o su un altro. Ecco, la questione del processo di emancipazione femminile in Italia, in generale in Europa e nel mondo occidentale, nasce però proprio all'origine della storia contemporanea e si esprime nel corso del XIX secolo, per poi arrivare a dei traguardi ineludibili, anzi dei traguardi assolutamente nuovi, a delle conquiste prima mai neanche postulate, ipotizzate dal mondo femminile, appunto nel corso del Novecento. Quindi ci sembrava opportuno partire dalla fine dell'Ottocento per arrivare in vivo termine praticamente con una riflessione che fa Ilaria Biagioli sul femminicidio, quindi insomma su delle cose arriviamo quasi ai giorni nostri, alla legge del 1996 che ha considerato il reato di violenza fisica, no, contro una donna non più un reato contro la morale, pensate 20 anni fa era ancora un reato contro la morale, quindi su tematiche diciamo così molto, direi molto attuali. Quindi ecco, l'obiettivo era questo, cercare di focalizzare, di mettere in un libro alcuni dei passaggi fondamentali. Diceva giustamente Carla, senza nessuna pretesa di esaustività, perché in realtà i passi ne potrebbero avvisare 24, 36, 50, chissà quanti, ma questi sono sicuramente quelli che hanno fatto maggior presa su un'idea pubblica, su un'idea storica della donna. E quindi l'8 marzo, perché la mimosa come simbolo, quando le donne hanno fatto il loro ingresso nelle stanze del potere, le leggi, le normative che hanno cambiato in Italia, ma anche con uno sguardo ad esempio negli Stati Uniti, in quella che viene considerata, no, la democrazia di riferimento della nostra contemporaneità, ecco, con quali strumenti è cambiata l'immagine e il ruolo pubblico e privato della donna. E naturalmente è anche vero che ogni studioso prende dei punti di riferimento, prende degli studiosi come riferimento. Ecco, lo studioso che noi abbiamo preso come riferimento è uno studioso anglo-americano che è morto nel 2010, quindi è nato a Londra, è morto a New York, si chiama Tony Judd. Tony Judd ha sostenuto praticamente che i libri di storia scritti male sono dei cattivi libri di storia. Allora, partendo da questo presupposto, abbiamo riservato un'attenzione particolare alla lingua di questo linguaggio insomma, usato in questo volume, perché volevamo che appunto questo messaggio di comunicare i principali strumenti con cui è cambiato la maglia pubblica della donna venisse espresso con un linguaggio il più possibile piano, chiaro. Naturalmente sta al lettore poi dire se ci siamo riusciti oppure no. L'altra cosa importante che questo grande storico, di cui è uscita postuma dalla terza nel 2012, questo grande affresco del Novecento, si intitola proprio il Novecento, il secolo della politica degli intellettuali, quasi a marcare insomma il rilievo e di
l'importanza che la politica intellettuale ha avuto nel secolo scorso. L'altra suggestione fondamentale che abbiamo puntuato da Poligiano è che la ricerca storica deve essere in primo luogo, deve trattare un argomento originale, nuovo. Qualcuno potrebbe dire, ma questo non è proprio un argomento nuovo, perché sulla storia delle donne esiste una bibliografia, una storiografia sterminata. D'accordo, è vero, però si possono, fascia della storia consiste nel fatto che viene continuamente riscritta, quindi anche le cose che noi diamo a volte per scontato, nella storia in realtà non si dovrebbe mai dare nulla per scontato, possono essere ridette attraverso l'accesso a nuove documentazioni. È quello che le autrici, perché qui abbiamo dibattuto i rapporti di genere, così come all'interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione degli Uomini sono in minoranza anche qui, però insomma non li possiamo dire. Presidente nuovo, ma perché viene votato adesso la vicepresidente è una donna, speriamo che nelle prossime elezioni ci sia un avvicinamento, però non è tanto questo l'importanza, il tocco femminile, la presenza femminile, il segno femminile si sente e secondo me si percepisce in tutte le pagine del libro, anche in quelle in cui ci sono questi tre studiosi uomini che si sono occupati di donne. Però a parte il fatto che qui entreremo in una serie di luoghi comuni su cui potremmo parlare ore e ore e ore, cioè quando io ho scritto 10 donne è stato un libricino di 200 pagine, cioè io mai mi sarei aspettato che dopo 4 anni ancora qualcuno mi chiamasse per presentare questo libro. Cioè l'anno scorso mi hanno chiamato negli Stati Uniti per parlare delle prime 10 lettrici della storia italiana, non sapevano, non si immaginavano minimamente che potessero venire dalla terra da cui veniamo, io e Carla, una periferia negretta, dimenticata e piena di quei luoghi comuni come le Marche, l'unica regione declinata al plurale. Però adesso, indipendentemente dal percorso mio o dal percorso di studio di Fiorella, io volevo concludere, e non so se ho risposto alla domanda, dicendo queste due cose, appunto, l'attenzione al linguaggio, quindi esprimere, e soprattutto cercare di raccontare dei percorsi, dei momenti della storia nuovi, originali, perché poi, ad esempio, sulle 21 donne che sono state elette all'Assemblea Costituente, il 2 giugno 1946 erano un 3,7%. Io un saggio così compiuto, così corredato anche di note, di un apparato critico, no, puntuale, come quello che ha scritto Lidia, sulla loro precedenza esperienza come consultrici, sulle loro successive esperienze. Per esempio, non so quanto è noto a tutti che la prima ministra donna sia l'altro presidente onorario della Casa Memoria di Nanzelli, cioè lo sia diventata il 29 luglio del 1976. Quindi qui insomma è un percorso anche di tiro e molla, di andata in avanti, di ritorno e indietro su tutto quello che il Novecento in Italia, in Europa e nel mondo ha rappresentato per il processo di emancipazione femminile. Grazie Marco, sì, perfettamente risposto e soprattutto hai incuriosito il circo. Dunque, invece Fiorella Infranti è l'autrice all'interno di questo libro di un saggio che si intitola Quando le donne scrivono i codici, carriere femministe e cittadine di domani, inizio Novecento. In questo saggio l'autrice affronta una questione molto interessante che mette in relazione la dimensione istituzionale della partecipazione delle donne con la dimensione culturale, ovvero il fatto che nuove regole di partecipazione possono essere scritte e accolte se esiste una sensibilità culturale affinché esse siano scritte e accolte. È anche vero che io credo che le cose si possono cambiare se vengono scritte nuove regole. All'inizio del Novecento la negazione dei diritti politici conviveva con un'apertura delle istituzioni alle donne e di questo
questo poi il saggio racconta. Allora mi chiedo, a partire proprio da questo lavoro di ricerca fatto dalla dottoressa Imprenti, se questo può essere considerato, questo passaggio dell'inizio del Novecento, di questa presenza delle donne, un passaggio culturale e sociale fondamentale per poi arrivare nel 1945 all'acquisizione dei diritti politici. Sì, grazie. Secondo me, giustamente di quel momento in questo libro è stato un momento di svolta, poi dimenticato, poi rimosso, poi il filo della memoria della storia delle donne a volte è da ricostruire, da riannodare, non è sempre lineare, però il tema è che la storiografia internazionale proprio in questi ultimi anni ci incentiva a considerare lo snodo a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento come un momento di primo femminismo, il primo momento in cui si può parlare a livello internazionale di femminismo. È molto più facile per la storiografia italiana immaginare che questo si possa dire per, ad esempio, l'Inghilterra, dove si riconosce il movimento suffragista ben definito, ben studiato, mentre è stato molto più complicato fare accettare alla storiografia nostrana l'idea che anche per l'Italia si potesse parlare di un femminismo italiano, femminismo nostrano, prima degli anni 70 del Novecento. In realtà sono numerosi gli studi non solo che parlano del percorso di emancipazione fin dal risorgimento, infatti qua il primo saggio è su Cristina Di Belgioioso, Cristina Di Nunzio, ma che insomma anche recentemente si è proprio insistito sull'idea che fosse giusto e storiograficamente corretto indagare l'utilizzo proprio anche lessicale del termine femminismo all'inizio del Novecento, perché c'è stato un cambiamento sia culturale sia istituzionale importante, che poi appunto è stato in qualche modo indicato, e su questo anche su questo la storiografia ha già indagato il perché, ovviamente la cappa culturale e del pretendio fascista ha rappresentato un momento di cesura che poi ha fatto immaginare che dopo, insomma, che le donne della resistenza, un momento fondamentale per la nostra politica, per la nostra storia politica istituzionale e sociale, fossero le prime fondatrici della nuova Italia, della democrazia, della cittadinanza femminile, ma insomma, qualcosa succedeva anche prima. Cosa è successo? Quello che dicevi prima sul fatto che non è solo la cultura, ma sono anche le leggi che vengono scritte a direzionare la cultura, ovviamente è un percorso che si snoda contemporaneamente. Infatti, proprio alla fine dell'Ottocento, alcune norme in realtà piccole contenute nei codici hanno permesso alle donne che già stavano portando avanti un percorso di emancipazione e femminista proprio dalla fine dell'Ottocento, in senso femminista proprio anche lessicalmente inteso, ha permesso a queste donne di incunearsi in percorsi istituzionali che poi si sono concretizzati nel modo in cui adesso cercherò di spiegare. Le norme sono state nel 1890 la legge Crispi sulle opere pie, quindi sugli enti di assistenza, che permise alle donne di entrare in alcuni degli enti pubblici dell'assistenza, oggi potremmo anche dire dei municipalizzati, quindi degli enti parapubblici dei comuni, ma abbiamo anche gli ospedali, quindi enti che governavano un ingentissimo patrimonio economico, le congregazioni di carità, che erano considerate una tappa fondamentale del cursus honorum di qualsiasi uomo politico all'epoca. Ecco, questi enti si aprono per la prima volta nei consigli di amministrazione all'ingresso delle donne. Contemporaneamente questa legge porta dietro di sé nel 1893 l'ingresso delle donne, degli operai in primo luogo nei collegi dei provvibiri, che erano quelle magistrature del lavoro che fino a un tetto di economico e su alcuni temi
andavano a decidere sulle vertenze del lavoro in un momento in cui non esisteva una compiuta legislazione sul lavoro, una giurisprudenza definita in questo, quindi questa magistratura del lavoro fatta anche di donne andava ad innovare in qualche modo la legislazione ed era quindi una creò un ampissimo dibattito sulle riviste giuridiche all'epoca e queste a piccole aperture, queste brecce, come le chiamarono le donne all'epoca, permisero a un movimento di donne già molto consolidato e che andava sfaccettandosi all'inizio del Novecento, permise alle donne di acquisire spazi. Dico movimento delle donne perché nel corso dell'Ottocento gli studi hanno individuato e si può comprensibilmente assecondare questa lettura l'idea che ci fosse un movimento in qualche modo unitario delle donne, un'unione di sesso, in realtà indirizzata in qualche modo politicamente, molto vicina dal risorgimento in poi alla rapporto più repubblicana, poi fortemente all'area socialista e quella democratica, comunque un movimento che rimaneva in sé abbastanza unito. Fin dal 1867, quando si costituì il primo comitato di emancipazione delle donne con sede nazionale a Napoli, con presidente onorario Teresita Garibaldi, proprio per legare il ricordo dell'emancipazione delle donne alle lotte risorgimentali. Nel 1868, l'anno successivo, nasceva il giornale La Donna, Amalia Beccari, che rappresentò una prima grande fucina unitaria di lavorazione sull'emancipazionismo e il comitato di emancipazione aveva come rappresentante lombarda Anna Maria Bonzoni, che fu una delle più lucide donne che nell'Ottocento e all'inizio del Novecento ragionarono sui diritti di emancipazione femminile. Ecco, quindi possiamo dire che ci fu un potente movimento emancipazionista nell'Ottocento che portò avanti numerose petizioni per il voto, fu un movimento molto definito, molto studiato anche, che ebbe scarsa diffusione numerica e che invece all'inizio del Novecento cominciò a diffondersi anche proprio nelle città, nei comuni, nei paesi, nelle testate giornalistiche, nelle piccole pubblicazioni e che comprensibilmente ampliando il proprio ragionazione si diversificò anche politicamente fino ad arrivare all'inizio del Novecento a creare diverse strutture nazionali, una di queste con sede a Milano, la Unione Femminile Nazionale, oggi esistente, abbiamo anche in sala degli esponenti, una di queste era l'Associazione per la Donna invece di Roma e un'altra il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane. Tre grandi momenti di associazione nazionale, di carattere nazionale, che avevano delle sfumature diciamo, politiche diverse, ma che comunque si riconoscevano in un'organizzazione di sesso e femminista, più o meno accentuata. Cosa successe? Che le istituzioni a cavallo tra 800 e 900 si aprirono alla partecipazione non solo delle donne, ma in quella stagione che viene chiamata delle giunte democratiche si aprì proprio alla cittadinanza. Possiamo dire, io quando ho cominciato a studiare il municipalismo all'inizio del Novecento, era il 2010, trovavo molti linee di congiunzione con quello che andava facendo nei comuni in quegli anni, con l'idea delle giunte aperte, delle giunte arancioni anche, di quella volontà di aprire il palazzo comunale alla partecipazione dei cittadini. E così ad esempio abbiamo nel 1907 Ernesto Nathan, allora eletto sindaco di Roma, che dice noi dobbiamo proprio aprire le porte comunali ai cittadini dando i sessi per portare le migliori energie della città all'interno del palazzo comunale, svecchiarlo e aprirlo nuove idee. Era
un'idea che le donne raccolsero e cercarono di sfruttare particolarmente queste possibilità che dava la loro legge. Allora presentarono le proprie candidature nei consigli comunali per essere votate all'interno degli enti municipalizzati, chiamiamoli così, nelle congregazioni caritatiche, negli ospedali, ma anche negli organismi di controllo dei vari istituti, commissioni per le case popolari, commissioni per le mense, tutti istituti più o meno potenti economicamente, più o meno potenti politicamente, che agivano in maniera forte sulla politica cittadina. Allora, il nome di queste donne doveva essere votato in consiglio comunale in un momento in cui alle donne, soprattutto la legge comunale, negava qualsiasi tipo di diritto, quindi era una forte contraddizione. E queste donne assunsero queste cariche e ne ottennero, ne fecero un trampolino di lancio. Non fu un fenomeno di nicchia, perché il Ministero dell'Interno nel 1907, dopo circa 10 anni in cui si profilavano queste elezioni, chiese ai prefetti di fare un'indagine di quante donne erano riuscite nei diversi comuni ad entrare, ad assumere cariche. Nel 1907, in un'indagine che non tenne conto della Lombardia, che fu probabilmente la regione che diede maggiore apertura alle donne, raccolsero migliaia di nominativi, per cui si trattò non di 2, 3, 4 nomi che in Italia riuscirono ad assumere queste cariche, ma veramente di un piccolo esercito. E sempre a dimostrare le loro competenze, tant'è che poi da qui riuscirono a fare alcune piccole carriere nazionali. Lo fecero le donne, anche le operaie che vennero elette poi nel Consiglio Superiore del Lavoro. Argentina Antonelli, la segretaria della Federterra, che venne nel 1912 nominata nel Consiglio Superiore del Lavoro, quindi andava fisicamente, entrava in Parlamento, si sedeva nel palazzo, insomma, che apriva le porte incredibilmente alle donne in un momento di totale negazione dei diritti politici. Idem Ersilia Maynard e Lucie Bartlett, due donne che avevano appunto lavorato molto sulla condizione dei minorenni delinquenti, contribuirono a scrivere nella commissione reale per appunto la scrittura del codice dei minori, contribuirono a scrivere questo codice dei minorenni che insomma, venne presentato in tutta Europa come uno dei più innovativi, come il più innovativo in quel momento a livello internazionale, e purtroppo non venne però applicato in Italia, venne tutto sospeso dalla prima guerra mondiale e poi accantonato definitivamente dal regime fascista, che invece negli anni 30 istituì una legislazione sui minori molto punitiva, molto repressiva. Per cui ci fu un momento di apertura e di possibilità di agire i diritti politici, pur non sanciti a livello legislativo dai codici, ci fu questa possibilità per le donne di agirlo, e la consapevolezza per loro era femminismo, era chiamato femminismo, per cui noi siamo legittimati a parlare del primo 900 perché loro stesse lo consideravano e utilizzando questo termine siamo proprio legittimati a parlare di primo femminismo anche in Italia. Grazie, sì, perché poi l'appropriazione di questo termine femminismo da parte del movimento femminista degli anni 70 ha in qualche modo cancellato a livello proprio di uso della parola che cosa invece questa parola aveva rappresentato prima, no? È stata un'appropriazione forte quella del movimento degli anni 70, tuttavia che quasi a livello linguistico ha cancellato la parola precedentemente, quello che insomma di come era usata prima, e in realtà appunto come ci ha dimostrato Fiorella, queste donne si consideravano femministe e quindi era una parola utilizzata. Marco Severini, oltre ad essere il curatore, ha scritto un saggio all'interno di questo volume
che si intitola Mortare le donne, la sentenza del 1906, la legge del 1919. Chiaramente vorrei approfondire con Marco questa questione delle prime 10 direttrici, dell'importanza della sentenza Mortara e devo dire soprattutto cercare di capire, e questo mi sembra un aspetto molto interessante rispetto alla storia culturale di quegli anni, cioè capire come un giudice e un uomo politico qual era Mortara, apertamente contrario alla concessione del voto alle donne, diventa invece il protagonista di una vicenda che vede le prime pagine dei giornali e che segna una tappa molto importante verso la concessione dei diritti politici. Siamo nel 1906. Allora, rispondo a questa domanda non senza aver detto che c'è un forte imprinting lombardo in questo libro, perché il libro si apre con due donne milanesi. C'è stata un'inchiesta anche nel corso del Corriere della Sera di Repubblica qualche anno fa che a un certo punto mi ha colpito un articolo in cui diceva che via Cristina Turzi del Gioioso a Milano, insomma, Montagnante passa, si chiede chi sia questa persona, insomma, questo nome antisonante, tutto si immagina, meno di trovarsi di fronte ad una via intitolata una delle donne italiane più coraggiose di tutta l'età contemporanea, ma ce ne sono tantissime di queste donne. L'altra donna è Anna Maria Mozzoni, altra milanese, che pensate ha passato 30 anni della propria vita a studiare e realizzare delle petizioni per dare il voto politico alle donne, e quando nel 1906 riesce a portare questa petizione in Parlamento, avviene una scena dal mio punto di vista molto bella che rimane, insomma, naturalmente quando ho visto Lincoln di Steven Spielberg. Allora, perché ho visto quel film? A un certo punto si discute il 13° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, quello appunto dell'abolizione della schiavitù, e la popolazione nera, maschi e femmine, invade la Camera dei rappresentanti, cioè praticamente la Camera bassa statunitense. In Italia è accaduto il 25 febbraio 1906, lo stesso anno della sentenza Mortara, i due fatti sono slegati tra loro, una scena assolutamente identica in Parlamento. Cioè quel giorno, all'ordine del giorno, c'era la petizione ideata da Anna Maria Mozzoni per concedere il diritto di voto alle donne, un diritto di voto politico, adesso capirete la distinzione. Praticamente vengono iscritti a parlare tutta una serie di deputati di grande spessore, quindi cito solamente uno, Andrea Costa, che è stato il primo deputato socialista eletto nel Parlamento italiano. E l'atteggiamento dei deputati maschi verso la presenza femminile in Parlamento è un atteggiamento che molto ricorda il percorso storico del rapporto uomo-donna, cioè un atteggiamento assolutamente ruffiano, tutti si mettono a parlare, a dire ah, noi non saremmo nulla senza le donne, quindi che bello che siete arrivati. Ad un certo punto prende la parola il Presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, il quale dice: io del voto femminile oggi non voglio più sentir parlare. E la seduta, dopo mi sembra 14 interventi che durano ore e ore, applausi da parte delle tribune, da parte delle donne che assistevano nelle tribune, finisce e la questione del voto femminile passa ad una commissione reale che praticamente si protrarrà per 2 o 3 anni senza fare nulla. Allora, ci sono dei momenti nella storia contemporanea italiana che non sono stati ancora sufficientemente studiati ed indagati. Uno di questi è quello che ha studiato, cui faceva riferimento Fiorella. Io ne individuerei almeno due per quanto riguarda il Novecento: uno è l'età giolittiana, l'altro è il primo dopoguerra. Non sono stati adeguatamente studiati, soprattutto in relazione all'identità di genere e al processo di emancipazione femminile. Il 25 luglio del 1906 la Corte d'Appello di Ancona concede il voto, la possibilità di votare politicamente a 10 maestre precarie della provincia d'Ancona. Praticamente che cosa è successo? Che il 26 febbraio di quell'anno, del 1906,
Maria Montessori, la nota terapista che guarda caso era nata nelle Marche, a Chiaravalle, comincia ancora nel 1870, ma si era già trasferita a Roma, addirittura ne nasce una polemica locale perché la Montessori da Roma scrive un appello dicendo Ancona la mia patria, i chiaravallesi, cioè gli abitanti, naturalmente si indigna, dice ma come tu sei nata, è come se Carla violasse una volta arrivata a Milano la sua, le sue origini marchigiane, insomma le Marche derivano da Marchia, territorio di confine, voi immaginatevi quanto forte possa essere il municipalismo in una regione del genere. Allora, cosa aveva fatto Montessori? Aveva fatto affiggere sui muri di Roma un manifesto che invitava le donne a iscriversi alle liste elettorali perché nella legge fondamentale del tempo, lo Statuto Albertino, non esisteva alcun impedimento. Praticamente le donne italiane a fronte si presero un pezzo di carta, una penna e fecero domande per lo più collettive nelle principali città italiane, Firenze, Venezia, Palermo, ma tra tutte queste domande nelle principali province italiane vennero cassate, solo una venne riconosciuta, quella delle 10 maestre della provincia di Ancona. Perché? Perché il giudice lombardo Lodovico Mortara, nato a Mantova nel 1855, quindi Mantova era ancora una periferia dell'impero asburgico, era, come giustamente ha detto Carla, contrario a livello personale al voto femminile. Era stato intervistato un giornale milanese due anni prima e lui aveva detto: ma insomma, finché le donne restano dentro casa, non hanno nessuna esperienza della società e della politica, non vedo per quale motivo dovremmo concedere il diritto di voto. Secondo Mortara, praticamente la situazione femminile italiana, nonostante ci fossero state tante novità, congressi, nascita di associazioni come Funghi, però di fatto non si discostava da quella che era stata la presenza femminile nella società negli ultimi millenni. Allora, che cosa? Certo, non mancano presenze femminili importanti nella storia, ma andate a prendere un manuale di storia all'università, quelli dell'università o della scuola delle superiori, prendete quelli che ce l'hanno, perché non tutti ce l'hanno, un indice dei nomi, fate il conto degli uomini e delle donne citate. Mediamente, noi abbiamo fatto un conto, una stima abbastanza verosimile, il 90% dei nomi citati sono maschili, il 10% sono quelli femminili. E sono sempre quelli, sono sempre gli stessi che ricordo. Olympe de Gouges, siamo nella rivoluzione francese, 1792, dice, ah, voi uomini avete scritto la dichiarazione dei diritti dell'uomo, della donna, dell'uomo e del cittadino, io mi metto a scrivere la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, però finì ghigliottinata, diciamo così, decollata, come si diceva una volta, no? D'Antonio, Navarro, Robespierre, insomma, non avevano nei confronti delle donne la sensibilità di questo giudice lombardo, ebreo, figlio del rabbino capo della comunità mantovana, che aveva delle idee molto moderne, soprattutto aveva la qualità dello statista, perché poi Mortara diventa guardasigilli, siamo nel 1919, ministro di grazia e giustizia, vice premier, Nitti si assentava spesso dall'Italia, e quando Nitti era fuori, presidente del consiglio era fuori, il premierato, praticamente la presidenza del consiglio era nelle sue mani. Allora, Mortara aveva la qualità degli statisti, cioè la lungimiranza, la capacità di guardare lontano. E quando Mussolini instaura il proprio regime, chiaramente, nonostante Mortara sia arrivato a essere il primo presidente della Corte di Cassazione, quindi il grado più elevato della magistratura, viene epurato al suo posto, nonostante il suo manuale di procedura civile avesse già fatto 9 edizioni, al suo posto viene messo come giurista di riferimento per la procedura civile Francesco Carnevuti, siamo negli anni 20 del Novecento, e Francesco Carnevuti ci è rimasto ubriando la figura di Mortara, che cosa incredibile, in un'Italia in cui già abbiamo le biografie di Renzi, Berlusconi, non so, probabilmente anche di Fassina, non ha una biografia, non esiste una biografia di un uomo che era chiaramente più conosciuto all'estero che in Italia,
un personaggio di caratura internazionale, non esiste la biografia di Lodovico Mortara. Questa cosa era la ricetta da 4 anni, a Forlì, 3 anni fa, un giurista del Ministero di Colombia mi ha detto, ma allora probabilmente sarà l'oggetto del suo prossimo lavoro. Io dico, no, in Italia è bene che impariamo a fare ognuno il proprio mestiere. Lei è la giurista, quindi in caso se la scriverà lei, io faccio la storia, mi occupo di politica, quindi rimango in questo. Allora, ho un po' divagato, mi chiedo scusa. Lodovico Mortara era contrario perché diceva finché le donne stanno dentro casa il voto politico non ha senso, ma 2 anni dopo questa intervista concessa per questo giornale milanese si vede capitare questa domanda da parte delle 10 maestre che passa, sapete in Italia ci sono i 3 gradi di giudizio, per il primo grado la commissione elettorale provinciale, praticamente esiste tuttora, è l'organo che aggiorna le liste elettorali, perché qualcuno di anno muore, qualcuno compie la maggiore età, che allora era di 21 anni. Allora, Mortara, vedendosi questa richiesta, fa quello che dovrebbero fare tutti i giudici, tuttora, anche se poi Mortara sull'autonomia dei 3 poteri aveva idee ancora più moderne, lui non parlava più di indipendenza dei poteri, ma di interdipendenza. In ogni caso, Mortara dice, mi spoglio della mia predizione, delle mie convinzioni personali e faccio quello che deve fare un giudice, cioè l'esegeta, cioè dico sulla base di questa richiesta se questa richiesta è conforme alla legge fondamentale del tempo. Allora, faccio un passo indietro, lo Statuto Albertino è stato approvato il 4 marzo 1848, l'Italia neanche esisteva e il legislatore Savardo, perché è stato approvato, come sapete, nel Regno di Sardegna, all'articolo 24 dice tutti i regnicoli sono uguali di fronte alla legge. Nel vocabolario ottocentesco i regnicoli sono gli abitanti del regno. Lodovico Mortara, che è stato avvocato, docente universitario, magistrato, è stato il primo uomo al mondo che si è, o almeno il primo italiano che si è chiesto, perché poi in Europa non abbiamo altre elettrici, fino al primo dopoguerra, il problema è questo, ci sono un paio di casi in Francia, ma non vengono dichiarate elettrici. E il primo italiano si chiede, ma il legislatore del 4 marzo del 48 intendeva gli abitanti maschi o anche gli abitanti donne? Per fare questo, da ottimo esegeta, questo è l'articolo 24, analizza gli articoli successivi, dal 25 al 32, dai quali si evince che le donne avevano tutti i diritti sociali, civili e dunque politici. Dunque Mortara dice, se il legislatore Savardo o quello poi italiano avesse voluto privare le donne del diritto di voto, avrebbe dovuto scrivere una legge apposita. Questa legge non c'è, ergo iscrivo. Allora, il Corriere della Sera, tanto per citare un giornale, il giorno dopo titolò ad Ancona una sentenza rivoluzionaria, il voto politico alle donne. E dunque tutti i principali direttori dei giornali italiani spedirono i loro corrispondenti ad Ancona, nessuno neanche sapeva che Ancona si trovava nelle Marche, insomma. Venire, questo non lo volevo dire, non volevo fare provinciale, in ogni caso, per intervistare Lodovico Mortara. Ecco, anche questo è l'altro stile dei tempi, no? Oggi un personaggio pubblico quante interviste concede a bizzeffe? Lodovico Mortara, su questa sua sentenza, ne ha concessa solamente una al giornale d'Italia, al giornale di schieramento di area conservatore, di area conservatrice, è stato il suo corrispondente, che era un avvocato giornalista, batteva tra due professioni, lo aspetta sotto casa, lui aveva preso in affitto con la famiglia un villino a Falconara, una bella vicinata, e gli fa questa intervista che poi viene praticamente pubblicata. E lui dice, ma io non ho fatto nulla di particolarmente rivoluzionario, ho solamente interpretato la legge. Allora, come va a finire questa ricetta? Che queste 10 maestre precarie, sottolineo, perché mi sembra un argomento di grande attualità, restano elettrici, nel senso che nel loro cartellino anagrafico c'è scritto elettore 1906. Una giornalista siciliana 2 mesi fa si è chiesta, ma chissà per quale motivo all'anagrafe di questi comuni hanno scritto elettore 1906 e non elettrice 1906. Questa è la differenza che passa tra i giornalisti e gli storici.
giornalisti lavorano su, sulle fonti di seconda mano, gli storici invece vanno a sporcarsi le mani nelle fonti dimenticate, negli archivi sperduti. L'Italia del 1906 era un paese tremendamente maschilista, oltre che tradizionalista. Il Papa del tempo, anzi il Papa che era morto nel 1903, Leone XIII, un giorno aveva detto: datemi tutto meno che le donne elettrici. E della stessa idea era il Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, che era un fiero montanaro piemontese, che resta in ogni caso uno dei tre statisti che noi abbiamo avuto in 155 anni di storia. Tutti gli altri presunti o autodichiaratisi sono tutto fuorché statisti. In ogni caso, le donne restano iscritte nelle liste elettorali per 10 mesi, finché una sentenza della Corte di Cassazione prima della Corte d'Appello di Roma, addirittura ci vuole una sentenza della Corte d'Appello di Roma, perché i giudici della Cassazione non sono sicuri che quello che ha scritto Mortara sia sbagliato, cioè che non esista un impedimento effettivo per far votare le donne. Quindi rinviano per un esame alla Corte d'Appello di Roma. Un noto costituzionista mi ha chiesto: ma perché l'hanno rinviata alla Corte d'Appello di Roma? Perché la sentenza Mortara era stata espressa da una corte d'appello provinciale, per avere un parere diverso si chiede la corte quello della corte d'appello della capitale. Allora io sono andato a fare i conti, ho preso i 10 anni precedenti, 1896-1906, quanto durava mediamente un governo in Italia, questa è un'altra cosa molto attuale, durava 8 mesi, quindi magari ce n'era qualcuno che durava 2 o 3 anni, però il voto ce l'aveva, non c'erano altre manovre di palazzo allora. In ogni caso 8 mesi, le maestre restano elettrici 10 mesi, quindi ebbero una chance concreta. In che cosa furono sfortunate? Che se voi prendete un libro di storia, Giolitti ha formato 5 governi, il terzo viene chiamato il lungo ministero perché è durato 3 anni e mezzo, quindi non c'è stata nessuna crisi governativa. Voi immaginate se invece, perché non è vero che non si fa, quando io ero studente c'era, se c'era, che non si fa la storia con il secolo di là, invece la storia controfattuale può essere anche utile. Noi immaginiamo che invece Giolitti avesse deciso 4 mesi dopo di andarsi in vacanza e di dare via libera alla costituzione del nuovo governo Sonnino. Che cosa sarebbe successo? Che sarebbero andati a votare, attenzione, tutti i maschi del tempo, nel 1906 3 milioni di elettori maschi, più 10 maestre precarie della provincia attuale. Voi immaginate i ricorsi possibili. Qualunque altra donna avrebbe detto: siccome il criterio per essere elettrice è essere alfabeta e una maestra, sicuramente lo è perché faceva quei 3 anni di specializzazione, no? E l'altro è pagare una quota di tasse che erano 40 lire annue, e quelle gliele venivano tolte praticamente nello stipendio. Allora, siccome i criteri sono questi, voi immaginate qualunque donna italiana che pagasse 40 lire di tasse annue e sapesse leggere e scrivere, magari facendo la prova davanti a un notaio, poteva dire: perché io no e la maestra provincia ancora sì? Quindi praticamente che cosa succede? Succede esatto contrario di quello che capita ai nostri tempi. La politica agisce sul magistrato, sulla magistratura, per far sì che subito si intervenga per annullare questa sentenza. Mortara viene chiamato a Roma come capo di gabinetto di Vittorio Emanuele Orlando, il nuovo ministro, il nuovo guardasigilli, e quindi praticamente la sua sentenza viene dopo 10 mesi di fatto annullata. Ma attenzione, Mortara non si dimentica di quello che ha fatto nel 1906, e nel 1919 è lui che mette il nome nella legge 1776, 17 luglio 1919, che è una legge di una portata storica importantissima. È la legge che riconosce la capacità giuridica alla donna, cioè in Italia fino al 1919 la capacità giuridica ce l'avevano solamente gli uomini. Cosa vuol dire riconoscere la capacità giuridica? Aprire le porte del mondo del lavoro. E infatti abbiamo subito le prime avvocate, le prime donne che entrano nelle, tra l'altro,
avvocato in assoluto, che è una lombarda, Elisa Comani, che si è trasferita a vivere nelle Marche, guarda caso, perché si era laureata a Camerino. Non mi chiedete che cosa ha portato la lombarda nel 1900, primi anni del Novecento, a trasferirsi nel Camerino, nelle Marche. In ogni caso, è lui che mette la sua firma anche in questa legge fondamentale. Come è morto Lodovico Mortara? È morto il 1 gennaio 1937 a Roma, appena morto si è dato vita alla solita procedura, si è da credersi di essere lasciato un testamento, ma ha lasciato solamente due disposizioni. La prima: voglio essere sepolto nel cimitero israelitico di Mantova, e fin qui, insomma, era nata a Mantova, era ebrea, nulla è particolare. La seconda: non voglio essere commemorato dal senato fascista. Se voi andate a vedere gli anni parlamentari del 1937, Luigi Federzoni, fascistone a prima ora, allora presidente del Senato, inizia le sedute del 37 dicendo: carissimi, ora qui ci mettiamo, mi metterò a ricordare tutti i colleghi che sono morti negli ultimi mesi, tutti meno uno, che aveva lasciato la disposizione di non voler essere commemorato da un regime che sentiva il più lontano possibile dalla sua sensibilità e dalla sua cultura. Fatto un po' lungo, mi scusi. Però un personaggio affascinante, sta affascinando. Grazie, questo è un argomento che lui conosce molto, molto bene. Sì, ce ne ho parlato 74 volte. Dunque, l'Italia nel 1906 era un paese massimista. Pensate cosa doveva essere l'Italia nel 1864, quando Anna Maria Manzoni scrive La donna e i rapporti sociali. E è proprio la Manzoni che dice che una cosa che secondo me è molto interessante, che si collega alla domanda che voglio fare a Fiorella Imprenti, lei diceva che esisteva una sorta di prevenzione pubblica contro la donna. Siamo negli anni 60 dell'Ottocento, che si esplicava nel fatto che non è che la donna non esistesse di fronte al diritto, non è che fosse ignorata dalle leggi, anzi era sempre previsto che essa avesse dei doveri molto ben definiti e basta. Ora io mi chiedo, rispetto alla dimensione dei doveri, cioè chiedo a Fiorella Imprenti quanto proprio questa dimensione del contingente, del bisogno, della quotidianità, quindi della cura e dell'assistenza, abbiano condizionato lo status delle donne, nello specifico nella società italiana, quindi quanto la maternità, l'educazione, l'infanzia e il lavoro hanno determinato questo processo di emancipazione e di liberazione. Se c'è un legame quindi tra l'attenzione a queste tematiche legate al lavoro di cura, che erano tematiche indispensabili per la vita della donna, con il processo di emancipazione femminile nell'Italia prima di arrivare al corso, diciamo. Allora, il ragionamento tra diritti e doveri è sempre stato uno dei più pensati, dei più ricercati tra le donne che anche nell'Ottocento cercavano una strada per l'emancipazione. In primo luogo il dovere, quindi dimostrare nei fatti di assumersi tutti i doveri della cittadinanza in modo tale che lo Stato poi potesse riconoscere il diritto. C'è una dottrina, la dottrina dei diritti pubblici soggettivi, una dottrina giuridica, insomma, che guidava la giurisprudenza italiana nell'Ottocento e all'inizio del Novecento, diceva appunto, come anticipava prima Marco, che per avere la cittadinanza in qualche modo lo Stato doveva riconoscere, era lo Stato che dava ai cittadini la capacità di essere tali, di essere cittadini di diritti, e lo dava questa capacità sulla base dell'utilità dello Stato, cioè si riconosceva il cittadino capace e quindi utile. Il cittadino e la cittadina, in quanto tale, dovevano essere quindi liberi, in primo luogo, liberi intellettualmente, liberi economicamente di poter agire. L'autorizzazione maritale metteva le donne in una situazione di non libertà davanti al proprio marito, perché appunto le donne non potevano andare in giudizio, non potevano comparire in tribunale, non potevano
percorrere i propri beni, non potevano neanche iscriversi a un'associazione economica senza l'autorizzazione del marito. Noi abbiamo tutte le donne che all'inizio del Novecento fondavano le loro associazioni, le loro cooperative, che a fianco alle loro adesioni avevano l'autorizzazione del marito a far tanto. E quindi era tutto una limitazione, però Anna Maria Mozzoni diceva giusto, non è lo Stato che ignora le donne, lo Stato continua a mettere paletti alla possibilità delle donne di esercitare i diritti, perché i doveri in realtà li esercitavano abbondantemente anche nel mondo del lavoro. Mortara, che dice le donne finché stanno in casa non possono esercitare i diritti perché non sono allenate alla cosa pubblica, cambia idea, dopo un po' diventa femminista perché si accorge che le donne esistono e che sono nella società e che non sono solo in casa, sono anche nel mondo del lavoro. Quando alla prima guerra mondiale tutti i giornali all'improvviso dicono c'è la sostituzione, gli uomini al fronte, le donne diventano lavoratrici. Le donne a un certo punto, soprattutto quelle dei movimenti operai, nelle fabbriche dicono ma come, noi lavoriamo da tempo. Tant'è che una delle prime industrie che trascina l'industrializzazione italiana è quella tessile, appunto, e nell'industria tessile la grande maggioranza delle lavoratrici sono donne. Quindi fin dagli anni 60 del 800 le donne sono non soltanto una parte importante della classe operaia italiana, sono in maggioranza nella classe operaia. A Milano, ancora all'inizio del Novecento, una statistica ci dice che sul totale della classe operaia milanese il 50% degli operai sono donne. Quindi il fatto che alla prima guerra mondiale si scoprano le donne lavoratrici alle lavoratrici dell'epoca li lascia da pensare. Non solo, come diceva Matto, la capacità economica, la tassazione delle donne lavoratrici già esisteva e quindi quando nel 1906 la famosa petizione di Anna Maria Mozzoni, in quel momento c'era stata una involontaria piccola competizione tra Milano e Roma, per cui anche a Milano si era cominciato a fare una petizione da presentare al Parlamento. E poi questa petizione viene ritirata per confluire in quella della Mozzoni, proprio per non darsi fastidio. Poi negli anni successivi la competizione diventerà un po' meno garbata tra Milano e Roma, tra il movimento femminista romano e quello milanese, però in quel momento Milano fa un passo indietro, l'Unione Femminile che aveva promosso questa petizione la ritira, ma questa petizione dell'Unione Femminile di Milano aveva una caratteristica molto innovativa. Era stata firmata in particolare dalle operaie, perché proprio le donne dell'Unione Femminile dicono: siccome le operaie sono lavoratrici, hanno un salario, pagano in questo modo le tasse dirette, soprattutto quelle indirette, comprando con i loro stipendi e i generi alimentari, devono essere loro a chiedere il voto, perché loro, per le donne lavoratrici, non c'è motivo che lo Stato dica di no, perché sono a tutti gli effetti, esercitano tutti i doveri possibili e immaginabili che uno Stato può richiedere. E allora cosa fanno? C'è una donna fortissima all'epoca, che è la Carolina Annoni, una tessitrice di Milano, ha studiato, è entrata in fabbrica a 9 anni, poi aveva fatto le scuole serali dell'umanitaria, si era iscritta al Partito Socialista e alla Camera del Lavoro, e aveva cominciato a girare tutto il nord Italia e poi ancora la Toscana per creare leggi femminili. Allora, in uno di questi tour di Carolina Annoni, l'Unione Femminile le chiede e dice: portati la petizione e falla firmare alle operaie. Quindi lei fa questo tour di propaganda davanti alle fabbriche, soprattutto del Piemonte e della Lombardia, che erano il suo tour classico. E porta a casa 10.000 firme di operaie. Quindi questa era una petizione fortemente innovativa, appunto poi confluisce
in quella romana, ma per dire che le donne avevano ben chiara l'idea di quali doveri dovevano esercitare per richiedere i diritti. La storiografia ci dice anche che l'insistere che poi all'inizio del Novecento le donne fecero sull'idea del dovere portò a un lento scivolamento di significato, per cui i movimenti femministi moderarono le proprie richieste fin tanto da dire che si sentivano, che le donne si sentivano gratificate soltanto da poter esercitare i doveri senza, senza esercitare i diritti. Ovviamente stiamo parlando di, del fatto che anche i movimenti femministi, come dicevo prima, si articolano e nascono movimenti femministi legati a, insomma, in qualche modo a tutta l'area liberale, il movimento femminile, più che femminista, di stampo un po' più moderato e conservatore, e poi con l'andare in là un movimento, una parte del movimento femminista si lega anche al, all'interventismo della prima guerra mondiale e poi al nazionalismo, e scivola in qualche modo anche grazie all'Anderlecht di Mussolini, che promise alle donne il voto amministrativo nelle elezioni del 1923, nel comune del 1923. Promise e concesse anche alle donne il diritto di voto nei comuni, salvo poi toglierlo anche agli uomini. Insomma, si parla appunto normalmente di beffa, perché il diritto concesso alle donne, cioè questa uguaglianza del diritto tra donne e uomini, venne poi concessa nel momento in cui subito dopo venne tolto anche agli uomini il diritto di voto, per cui non si resse più sindaco, ci fu podestà, e le uomini e le donne poterono più dirsi elettrici ed elettori, però insomma in qualche modo il e poi fu proprio il, nel periodo del ventennio l'idea che l'esaltazione del dovere di questa femminilità oblativa verso la patria, verso la famiglia, verso i figli, verso l'assistenza, che in qualche modo aveva caratterizzato il pensiero femminista dall'Ottocento in poi, ovviamente legato all'esercizio dei diritti. L'idea che le donne potessero avere una sensibilità sociale in più rispetto agli uomini era stata cullata e coltivata dai diversi movimenti femministi, ovviamente con sfumature di significato, però si diceva che le donne hanno una sensibilità sociale più acuta, e proprio per questo le dobbiamo far diventare cittadine, perché con il loro ingresso nel mondo politico istituzionale cambierà l'ordine mondiale grazie a questa maggiore sensibilità sociale. Proprio Lucy Butler, di cui vi ho parlato prima, scrisse nel 1911 questo testo, The Coming Order, cioè un ordine nuovo, un ordine mondiale nuovo instaurato dal femminismo, che prende il sopravvento nelle istituzioni. Ed era una cosa che si credeva in realtà all'inizio del Novecento proprio quasi giunta, non solo in Italia, anche in America, soprattutto nei primi 20 anni dell'era progressiva degli Stati Uniti, insomma le donne entrarono molto capillarmente nelle istituzioni, anche lì poi ci fu una piccola retrocessione negli anni successivi, però c'era proprio la certezza che questo, che il Novecento sarebbe stato il secolo delle donne. All'inizio del Novecento questa idea dell'ordine nuovo, trascinato dalla maggiore sensibilità sociale delle donne, divenne prevalente. Poi questo carattere oblativo del femminile, tutto dedicato alla cura, venne in una traslazione di significato sempre più conservatore, sempre più retivo, venne staccato dalla rivendicazione dei diritti, e in qualche modo, soprattutto in Italia, il fascismo, il dovere, il carattere familiare delle donne divenne preponderante, tant'è che le leggi del regime fascista imposero alle donne di uscire dalle, insomma, anche dal mondo del lavoro pubblico,
fossero delle leggi per dire che negli uffici pubblici, anche nella scuola, ci dovesse essere un tetto al numero di donne assunto. Per legge, non che ce ne fosse bisogno perché era ampiamente d'uso farlo, ma per legge si sancì che le donne dovevano essere pagate di meno, per cui il dovere oblativo delle donne, il carattere casalingo delle donne venne in qualche modo dal regime fascista scritto dello su bianco per legge. Se Mortati chiedeva se Rinicoli potevano essere uomini o donne perché non era chiaro lo saluto albertino, ecco, il fascismo cercò di essere proprio chiaro, in modo che nessuno potesse avere dei dubbi. E poi questo salto di memoria fu molto utile per le prime amministratrici dopo, per le prime politiche dopo, perché ad esempio in Berlin alla Costituente quando c'è un pezzo sull'Unione Berlina, la Costituente, quando alla Costituente si discuteva l'articolo 3 della Costituzione e quindi i cittadini sono uguali senza distinzioni di sesso, di razza, di religione. Sesso non c'era. Gli uomini e le donne, i cittadini sono uguali e sesso non c'era. E allora Tina Berlini disse, vabbè, ma dobbiamo aggiungere senza distinzione di sesso. E all'epoca si rispose in sede costituente, non è necessario perché cittadini è un termine neutro che vale sia per gli uomini che per le donne, come i piccoli. Che questo lo sapeva perché Lina Berlin aveva calcato la politica di età liberale e quindi insomma, era stata legata a Matteotti, aveva ben presente come le donne fossero attive anche prima del fascismo. Lina Berlin, che aveva la memoria lunga, infatti disse: signori, voi sarete anche degli illustri giuristi, ma io conosco la storia e se voi oggi quando scrivete che i cittadini sono uguali per sesso non avremo la possibilità di far valere questa uguaglianza, e infatti si aggiunse la distinzione per sesso, l'uguaglianza per sesso, e noi dobbiamo essere veramente grati a Lina Berlin che si incapolì in quel momento, perché grazie all'articolo 3 della Costituzione sono cascate negli anni successivi, soprattutto dagli anni 90 in poi, delle importanti passi avanti che poi ci stanno aiutando adesso. Allora. Grazie Fiorella per questa bellissima carrellata sul rapporto tra diritti e doveri nella storia delle donne. Peraltro alcuni sostengono che buona parte delle conquiste femminili nel Novecento sono state tutte un'attuazione dell'articolo 3 della Costituzione. Cioè molti sostengono che proprio da lì si è partiti per poi approvare tutta una serie di leggi che hanno permesso alle donne non solo di far parte della vita politica ma di ricoprire incarichi lavorativi a qualsiasi livello, per non parlare poi di tutte le leggi diciamo sulla parità salariale eccetera eccetera. Io a questo punto però io avrei ovviamente anche altre domande, ma lascerei la parola al pubblico. Se qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa agli autori, vuole chiedere chiarimenti, vuole chiedere informazioni, qualche curiosità, qualche dubbio, qualche domanda per la parte dopo, come vi avevo detto, in un'ora non è che si può parlare di tutto il secolo, quindi anche se loro sono stati molto bravi ad andare avanti e indietro nel tempo in continuazione, questa è tagli storici, no. Si sente. Preferisco no. Però la domanda non è tanto rivolta a storici. Mi scuso, credo che abbia una qualità un po' più ampia. Per esempio, come potreste, voi da storici per la domanda, dare una risposta al fatto che l'India, cambiavamo questo passato, l'India dopo la Gandhi, il Pakistan ha avuto la pena di tributo,
e gli Stati Uniti nel 2016 non riescono. È chiaro che devolta molto dal vostro campo, del vostro stato, però magari ho azzardato una cosa e poi magari anche un altro tipo, se possibile, una forma molto abbreviata o comunque non di tipo tecnicamente storico, perché per esempio le donne hanno avuto un taglio questa volta, no? Tanta difficoltà all'emancipazione giuridica, insomma, ecco, cioè al riconoscimento. Per parlando dalla pensioso, non so, voglio dire, ecco, che cosa è però una macchina pazzesca, no? Una macchina della società, che cosa è impedito per un secolo che non prorompessero tutti, no? Questi immagini, e penso in maniera produttiva insomma, con una legge, insomma, con delle operatività. Ma io direi che potremmo diamo una risposta a un uomo, una risposta a una donna, poi no, dunque, invece lei ha fatto due domande che secondo me dal mio punto di vista possono ricevere una stessa risposta e io provo ad articolarmi in questo modo. Dunque, qual è l'elemento o lo strumento che ha determinato nei millenni, nella storia della civiltà umana, la discriminazione dell'uomo nei confronti della donna? Ce ne sono tanti, ma secondo, dal mio punto di vista, ce n'è uno più importante di tutti gli altri, che è l'educazione. Allora, per millenni le donne sono state educate ad avere un determinato ruolo sociale e gli uomini sono stati educati ad averne un altro. Quando nella Francia napoleonica Napoleone istituisce il liceo, siamo nei primi anni dell'Ottocento, lo fa perché pensa che coloro che usciranno dal liceo, divenuti grandi, andranno a formare la classe dirigente francese. Una milanese negli stessi anni, Francesca Scanagatta, approfittando del fatto che il fratello non poteva fare il servizio militare della Francesca napoleonica, in uno dei primi casi è un'altra vestita, si traveste da uomo, va a combattere con Napoleone finché un giorno, probabilmente mentre si sta spogliando, scoprono che si tratta di una donna. Quindi la mandano a casa, attenzione però, con una pensione. La Francia napoleonica riconosce che questa donna aveva prestato un servizio nei confronti dello Stato. E qui arriviamo al problema, che è quello di cui parlava poco fa Fioretto. Lo Stato ad un certo punto si disinteressa di questo processo educativo, cioè mantiene i due ruoli inalterati. Le donne vengono educate a fare le madri e le mogli, gli uomini vengono educati a rappresentare il potere della società civile. Questo processo, fino al Novecento, rimane assolutamente inalterato. Non abbiamo delle grandi trasformazioni prima del Novecento. Qual è l'origine di questa macchina? È un'origine pedagogica, educativa. Però ci deve essere anche una ragione, ancora potrebbe essere il cristianesimo. C'è qualcosa ancora di maggiore. Sì, no, ma anche il cristianesimo. Anche nel cristianesimo. No, guardiamo, vale anche per il cristianesimo, non vale solamente per la società politica e civile, perché una forte presenza di maschilismo. C'è un motivo che di guida di queste persone. Sì, io guardo, io le do questa risposta, voglio essere tutto, secondo me il motivo è appunto l'educazione discriminante dell'uomo rispetto alla donna. Abbiamo parlato di doveri, allora, nel libro che viene scritto in clandestinità nel 1860, ma che vende 1 milione di copie, dei doveri dell'uomo, Giuseppe Mazzini, l'ultima pagina si dice, è un libro dedicato agli operai, Mazzini dice, le donne si emanciperanno, o meglio, la classe operaria si emanciperà solamente quando si sarà emancipata la donna. Nell'Europa del 1860 non c'era nessuna persona che sostenesse una tesi del genere.
E infatti tutte le prime donne, compresa Anna Maria Mozzoni, sono tutte mazziniane. Non c'è ancora il socialismo, quindi nascono attorno al pensiero mazziniano proprio perché era un pensiero liberatorio in relazione a donne. Abbiamo parlato dell'India. Lo sai perché in India c'è stato questo tipo di sensibilità? Perché l'uomo che ha cambiato la storia dell'India, questo avvocato di Porbandar, aveva studiato nei college inglesi e la personalità politica, il, se vuole, il pensatore politico più importante della storia europea dell'Ottocento che Gandhi si è portato in India è stato proprio Giuseppe Mazzini. Ci sono una serie di studi che hanno dimostrato quanto Mazzini sia molto più conosciuto della cultura indiana e di quella parte dell'Asia rispetto ad esempio al nostro paese che gli ha dato pur sempre i natali. Il 10 marzo 1872, quando Mazzini muore sotto falso nome a Pisa, ci sono due donne, Giorgina Crawford Saffi, la moglie di Aurelio Saffi, e la madre della persona che ha citato poco fa Fiorella, Sara Levinata, che sarebbe diventata la madre desonata, altro caso, Sara Levinata è nata Pesaro nelle Marche, non lo sa assolutamente nessuno. Allora, cosa fanno al funerale di Giuseppe Mazzini a Pisa? Impediscono alla folla, migliaia di persone, di avvicinarsi alla bara, cioè Giorgina Saffi e Sara Levi impediscono a chiunque di avvicinarsi perché non volevano che anche un semplice tocco contaminasse, diciamo così, il corpo che poi sarà mummificato, ci saranno tutta una serie di studi. Questo per dire quindi l'importanza dell'educazione come strumento di discriminazione dell'uomo nei confronti della donna. L'importanza del pensiero mazziniano non solo in Europa ma anche in India grazie alla predicazione. Prego. Ma io dico però, cioè il pensiero perché c'erano i micro, c'erano condizioni completamente. Il contributo è stata realizzata da 100 milioni di pakistani. Sì, sì, però ci sono condizioni. Gli Stati Uniti non riescono. C'è qualcosa che effettivamente che. Sugli Stati Uniti ci avrei altre idee, ma per equità lascio a Fiorella. Vediamo se darà una risposta. Vediamo, allora posso aggiungere che io infatti condivido il fatto che l'educazione sia un effetto e non la causa in qualche modo della discriminazione. Una delle risposte che è stato dato, so perché non solo l'Italia, ma diciamo i paesi latini in sé abbiano un maggiore ritardo rispetto ad esempio ai paesi anglosassoni del nord Europa nella concessione di diritti, è il conflitto, ovviamente presente non solo nei paesi latini, ma in generale nella legislazione dell'epoca, il conflitto tra il diritto individuale e il diritto familiare, laddove si riconosce la famiglia come il primo nucleo di aggregato sociale, cosa che è più diffusa nei paesi latini ovviamente, e altri invece in un'altra cultura giuridica che dà più importanza all'individuo in quanto tale, uomo o donna. Nell'Ottocento si parla di sfere separate, cioè le sfere separate nelle quali la donna e le donne sono padrone o in qualche modo sono importanti in una sfera privata e gli uomini invece sono attori protagonisti della sfera pubblica. La teoria delle sfere separate è fatta propria ad esempio da quel papa che disse voglio tutto, mi dare tutto, cioè, ma non la donna elettrice, parlando di femminismo, cioè riusciva a utilizzare anche lui la parola femminismo, l'importanza del femminismo oggi, negando alle donne ogni diritto, perché riconosceva che le donne erano importantissime in un'altra sfera, in una sfera privata. Allora, perché l'importanza di questa separazione? Perché quell'idea, in qualche modo, di corpo organicista, compatibile, riconosceva come primo nucleo la famiglia. Allora, se tu riconosci pari diritti agli uomini e alle donne, il nucleo fondante di tutta l'organizzazione sociale, che è la famiglia, si disgrega, perché chi dei due comanda, in
perché un nucleo abbia una sua compattezza, ci deve essere qualcuno che guida il nucleo, e questo qualcuno è l'uomo in una sfera pubblica, cioè in una sfera giuridica anche, mentre le donne hanno la loro rilevanza importantissima, ma separata, quindi nella sfera privata, nella sfera casalinga, nella sfera dei sentimenti, nella sfera anche educativa e morale, soprattutto della famiglia, ma separata, perché questa separazione consente il mantenimento riproduttivo, ovviamente, anche perché gli uomini fanno fatica da quel punto di vista lì, però l'idea che appunto questa idea delle sfere separate consente giuridicamente e socialmente il mantenimento dell'idea che la famiglia sia il primo nucleo fondante della società. Tutta la dottrina di età liberale si basa su questo, tutto si basa sulla famiglia come primo nucleo, e non soltanto in ambito conservatore, anche in ambito progressista ci sono studi e studi sulla mancata teorizzazione italiana di un diritto femminile nel movimento operaio e del socialismo, perché non si riusciva a scardinare questo nodo tematico. Allora, in questo, non il cristianesimo ma il cattolicesimo latino ebbe un peso differente da quello che ebbe invece il cristianesimo protestante in Germania, nel nord Europa, e alle femministe era più che chiara questa cosa. Le donne del numero femminile, sempre per stare qui a Milano, furono all'inizio del secolo, all'inizio del Novecento, fortemente anticlericali e ragionarono spesso sull'idea di una superiorità dei paesi nord europei e anche della Germania, perché lì c'era un tipo di religiosità, di cristianesimo diverso, il protestantesimo, che portava con sé un'organizzazione sociale differente. In Inghilterra questa idea delle sfere separate arrivò a cedere prima, perché l'idea del diritto individuale, quindi sull'uomo e sulla donna, si impose più velocemente, e quindi non abbiamo poi queste disparità nell'ottenimento di diritti e poi alla fine, però insomma in ogni caso dava anche la possibilità alle donne di rivendicare senza ambiguità la possibilità di un diritto che non andava a disgregare niente, ma andava a disgregare la famiglia, mentre per le donne italiane chiedere un diritto era negare la possibilità che la famiglia fosse il primo ordinamento sociale. E quindi questo nodo tematico, secondo me, fu uno dei principali, secondo me, no? Secondo tanti, però questo portò anche questa idea delle sfere separate portò anche all'allargamento dell'attività delle donne in ambito assistenziale, e un cane che si morde la coda, non so da dove parte, sono comunque l'idea che tutto il welfare nei paesi latini poi si basò sull'attività delle donne e continua in gran parte oggi a basarsi sull'attività delle donne. Allora, nel momento in cui noi diciamo se le donne non entrano nel mondo del lavoro, c'è un PIL che cala, e quindi andiamo a rivendicare che bisogna sostenere il resto delle donne nel mondo del lavoro, perché altrimenti la nazione e lo Stato non vanno bene, però c'è il contraltare: se le donne cedono in un servizio essenziale che fanno nella cura dell'infanzia, degli anziani, nella cura della società, nell'assistenza sociale privata, a livello familiare, lo Stato ci deve mettere il suo, insomma. Quindi il sistema di welfare nei paesi latini, anche in Francia, infatti la Francia è stato uno dei paesi che è stato più refrattario come l'Italia all'ingresso delle donne in politica, anzi abbiamo anche momenti anche recenti in cui le percentuali di donne al Parlamento in Francia sono inferiori rispetto a quelle italiane, e questo perché c'è una
comunque uno stesso modello latino di welfare tutto basato sul privato, di sfere separate, in cui alle donne fu affidato quello e agli uomini invece una posizione pubblica e una titolarità di diritto che salvaguardasse poi l'unità del nucleo familiare. Questa può essere una risposta. Poi vero è che non era per niente non chiaro questo alle donne, vero è che le donne furono ancora prima che femministe mazziniane, che voleva dire per loro la stessa cosa durante il risorgimento, tant'è che il primo partito femminista che si può chiamare così ovviamente in quel momento, però è durante il risorgimento che nasce il primo partito politico tutto femminile, che è il Comitato Femminile Patriottico, nato in Liguria, a Genova, e poi diffuso in varie città italiane, ovviamente repubblicano, legato a Mazzini. Quindi Mazzini diceva appunto, riconosceva una capacità, una sensibilità femminile nelle donne non connotata in senso gerarchico, per cui diceva proprio perché le donne hanno sensibilità diverse devono essere cittadine, come si diceva prima, l'idea del nuovo ordine per poter dare anche il loro punto di vista, il loro contributo allo Stato. E su questo, e sulla base di questo pensiero, le prime donne del periodo con la donna, di cui ho parlato prima, del comitato di emancipazione, rivendicarono il divorzio nel 1868, rivendicarono la parità di salario, all'epoca la chiamavano la giusta mercede, rivendicarono la ricerca della paternità, ossia la responsabilità anche degli uomini nella procreazione. Tutto questo, tutte battaglie che poi vengono in qualche modo rimandate sine die sulla base invece del crescere del dovere, tant'è che appunto il diritto di famiglia da poi cambia nel 1975, ed è lì che il pater familias, come si chiamava, perde un po' di terreno, ma fino a quel momento lì era veramente difficile prendere delle decisioni autonome come donne. Noi, cioè, un'altra donna originaria delle Marche è Sibilla D'Arago, Rina Faccio, che insomma, come anche Maria Montessori, poi si trovava a dover scegliere tra vivere tra la maternità e la propria libertà. Sibilla D'Arago lo scrisse in un romanzo che fece scandalo e dovette scegliere, insomma, nel momento in cui voleva scegliere la propria professione e poi voleva scegliere di lasciare il marito, dovette neanche pensare di poter tenere un rapporto con il figlio, lo dovette lasciare. Quindi l'idea che il diritto delle donne potesse scardinare il primo ruolo della famiglia fu quello, secondo alcuni punti di vista, che maggiormente pesò sull'evoluzione dei diritti individuali per le donne. Solo un'aggiunta rapida sull'importanza della toponomastica, prima cosa che ho detto. Un mese fa andavamo a presentare questo libro, Lidia, a Torino, all'interno del Salone Internazionale del Libro. Il nostro albergo si trovava vicino alla piazza intitolata ad Ada Prospero, che si è sposata prima con Piero Rubetti, poi una volta vedova di Piero Rubetti si è sposata con te, con la ragazza che si chiama Ettore Marchesini. Questa piazza è proprio a Torino, quindi non è l'ultima delle città italiane, la prima capitale italiana, è intitolata Ada Marchesini Gobetti. Ci sono tre errori. Dunque, innanzitutto il nome, il cognome della signora non viene minimamente riportato. Poi viene riportato prima il secondo cognome da sposata e poi il primo. Allora, in questo libro c'è un bellissimo passaggio che riguarda Ada Prospero, Ada Gobetti Marchesini. C'è una pagina molto bella, è stato scritto a Fiorenza Calicone. Ada Prospero si presenta in quanto vice sindaco al municipio di Torino nel 1944. Un ragazzo che fa la sentinella le impedisce di entrare in municipio,
Brigida e Piemontese, dice sì, adesso anche le donne diventano amministratrici. E dice, ma guarda, io sono sindaco di Torino, vice sindaco di Torino, c'ho una riunione, insomma, non vedo per quale motivo lei. E la guardia, la sentinella, si intaponisce nel non farla entrare, perché questo accesso era riservato solamente agli uomini. Allora Ada si ricorda che, essendo stata una delle fondatrici del Partito d'Azione, avendo fatto la partigiana a 360 gradi, aveva ancora la tessera di Giustizia e Libertà e il comandante partigiano nella sua giacca, la tira fuori, e dopo aver esibito questo fatto, questa tessera può entrare nel municipio. Ci sono tante storie come questa di Ada Prospero che ci confermano tutta una serie di cose, ma soprattutto il fatto che ancora l'Italia del 2016, l'Italia di Renzi, l'Italia di Berlusconi, tutti quelli che volete, sia ancora molto lontana da una parità effettiva. La parità formale c'è, perché è statuita dalla legge, ma la parità sostanziale siamo ancora molto lontani. Se per lo stesso lavoro un uomo prende un salario X e la donna prende un salario X meno tanti altri. Allora, perché ho parlato dell'educazione? Perché secondo me, più che continuare a scrivere libri, giusto, giustissimo, perché la storia e la storiografia vanno aggiornate, però bisogna cercare di cambiare la mentalità, di fare delle scelte controcorrenti, se volete anche coraggiose. Per esempio, io il prossimo anno all'università farò un corso che rilegge la storia italiana completamente al femminile, e quindi il 10% diventano gli uomini, il 90% diventano le donne. Certo, qualcuno di voi dirà un sasso lanciato nello stagno, ma la storia è anche caratterizzata dal fatto di chi lancia e chi se ne sta tranquillamente a guardare. Sì. E comunque Ila tanti candidati donne alle amministrative. E ritorniamo al discorso iniziale con questa conclusione di Marco, che era il rapporto appunto tra diritto e cultura in questo processo di emancipazione e soprattutto di acquisizione di una piena cittadinanza femminile. Credo che dovremmo chiudere, ringrazio il pubblico, ringrazio gli autori perché sono stati veramente molto bravi, bravo e brava, quindi maschile e femminile entrambe. Vi ricordo che il secondo appuntamento di questa mini rassegna è per venerdì prossimo, durante il quale ci concentreremo invece proprio in quello che oggi non siamo riusciti a dire, nonostante qui ci sia questo bellissimo saggio di Lidia Pupilli, cioè a tutto il dibattito all'interno della Costituente, e lo affronteremo con l'autrice di questo libro che si chiama Il primo voto, elette ed elettrici, Patrizia Gabrielli, che ci citatissima per altri suoi lavori precedenti, perché lei su quel periodo storico è davvero un'autorità, ha fatto ricerche nelle Marche, quindi è possibile che anche vi affliggeremo con le Marche al prossimo incontro. Ha fatto delle ricerche a Urbino. Ha fatto delle ricerche